Prima domanda da Infiltrator: perché ho deciso di aprire il canale così tardi, ovvero perché non l'ho aperto quando ero al liceo o comunque alle medie? Bella domanda. Allora, l'ho deciso di aprire quest'anno perché mi andava. In realtà non l'ho aperto alle medie o comunque superiori perché... perché non l'ho aperto alle medie? Boh, non ne sentivo la necessità, mettiamola così. Però comunque, se l'avessi fatto prima, di sicuro sarebbe stato meglio. Ma vabbè, comunque, magari l'avrei fatto peggio, non lo so. Seconda domanda: quali sono le figuracce più grandi che ho fatto? Ciao, un botto. Tipo, te ne posso dire una tra tante. Magari ve l'ho anche già raccontata in qualche live, in caso seguitemi su Twitch. Una volta... più di una volta. Cioè, sono il classico notturno e non mattiniero, no? Quindi la mattina faccio una fatica ad alzarmi. E niente, praticamente quella mattina non so perché ero stanchissimo, avevo dormito pochissime ore, una o due. E mi sono dimenticato, vi giuro, no jokes, ma totalmente scam. Mi sono dimenticato di, cioè, prepararmi. Sono rimasto in pigiama, mi sono messo felpa, giubbino. Vado sul pullman, vi giuro, madò che ridere. Sul pullman un mio amico mi fa: ma sei in pigiama? E faccio: ma cosa stai dicendo? Ed ero davvero in pigiama perché avevo talmente sonno, vi giuro, talmente sonno, che sono rimasto in pigiama. E allora a scuola tutto il giorno mi sono tenuto il giubbino, perché che fai, rimani col pigiamino? Non si può rimanere col pigiamino, però i pantaloni del pigiama, vabbè. E niente, è stato abbastanza ignorante. Poi vabbè, ho scoperto la tattica di andare a scuola col pigiama, è una buona tattica, fatelo anche voi, in caso inviatemi qualche foto se voi andate a scuola col pigiama. Però è stato abbastanza ignorante, ho molte altre storie, ma per adesso questa. Terza domanda: quando ho iniziato a fare lo youtuber? Quest'anno. Il giorno preciso non me lo ricordo, comunque da meno di un anno. Cosa ne pensi degli LGBT... no, LGBT... cosa ne pensi degli LGBTQ+, io ero fermo LGBT, comunque, no, vabbè, ci sta come cosa, se lo vogliono fare, se vogliono farsi gruppo, ci sta, non mi lamento, non mi lamento. Se ti dicessero che in realtà i tuoi genitori ti odiano, come reagiresti? Stapperei lo champagne... no, schermi, dissocio, non è vero niente. No, ci rimarrei male, ovviamente. Chi tra di noi vuole che i nostri genitori ci odino? No, schermi, non è vero, una battutina. No, comunque no, ci rimarrei male. Prossima domanda. Hai la PS5, la comprerai in caso, punto di domanda, e l'ho già ordinata, però quegli infamoni del GameStop mi hanno detto chi che arriva a breve? A gennaio. Vabbè, quindi aspetteremo gennaio. Hai mai voluto picchiare un amico perché mi ha fatto fare una figura di M? No, sono pacifico, io sono pacifico. Hai nascosto il cadavere sotto la sabbia? Bravissimo, bravi. Prossima domanda. Che ne pensi del cyberbullismo? Hai mai ucciso una persona? Ucciso una persona io? Dicevamo, cyberbullismo. No, brutta cosa, raga, brutta cosa. Mi sa che avevo anche già risposto alla domanda. Comunque, non fate il cyberbullismo. Non siate cyberbully. Siamo passati da i bulli normali ai cyberbully. Cioè, nel futuro cosa ci saranno? I robobulli? Non lo so. Comunque, per ora sono fuori moda. Quindi, dai, raga, non fate il cyberbully. Quanto fa... cosa ne pensi di Gabby? Eh sì, beccati sta copertina. Voglio sentirti dire sgay. Sgay, guarda che sgay è dialetto sgay. Comunque, sì, chiaramente cosa ne penso di Gabby? E questa la copertina del Master Risponde. Le settimane scorse vi siete beccati cosa ne penso di Lion, cosa ne penso di me contro te. E oggi, come copertina clickbait, cosa ne penso di Gabby? Cosa ne penso di Gabby? Allora, potrei dire le stesse cose del tipo non lo seguo, bla bla bla, però una volta mi sono messo a guardare un paio di video e devo ammettere che edita bene, fa dei buoni editing, quindi ci sta già meglio di... cioè, per esempio, senza offendere nessuno, signori di YouTube, tipo me contro te e Lion non editano più di tanto i video. Invece Gabby li edita bene, quindi è stato bravo. Cioè, è bravo, li fa bene. Però ho notato una cosa, magari molti di voi non hanno notata. Tipo, edita un botto i primi 3 minuti, 2 minuti, e poi niente. Cioè, poi fa pochino. Ok, vabbè, non lo so, perderà la voglia durante il video. Comunque no, dai, è bravo, lui già meglio, ecco, lui già lo preferisco. Però vabbè, non lo seguo, cioè non è il mio target. Che ne penso di PewDiePie? Attenzione, questa potrebbe essere una copertina, però ormai mettiamo Gabby. Allora, PewDiePie c'ha 100 e passa milioni, ma molti li ha presi per la sfida, PewDiePie contro T-Series, mi ricordo. E poi sì, ci sta. Io niente di incredibile, non so la gente cosa ci trova in PewDiePie, però... vabbè, me lo scrivete voi nei commenti, cosa ne pensate voi di PewDiePie? Prossima domanda. La monetizzazione la vedi col binocolo? Beh, partiamo bene, già mi immagino la domanda. I tuoi mi hanno mai beccato vedere un video che mostra cose sporche? Ok, più family friendly di così non posso. Uno, mi dissocio. Due, no. Tre, prossima domanda. Andiamo avanti. Dovresti fare il bagno nei vermi o nel vomito? Che schifo!
Che schifo. Comunque non è vero. No, oddio. Nel vomito, ma sei il mio. Che schifo. No, raga, che schifo. Prossima domanda. Mamma, papà o Don Gino? Ma Geno, ma che domanda è? Non c'è neanche bisogno di rispondere, dai. È ovvio che dico Don Gino. Che sarebbe anche mio papà. No, no, non è vero niente, non è vero niente. Cancelliamo l'ultima frase. Supponiamo che tu diventi la persona più ricca del mondo, Stonks, e che hai la possibilità di dividere il tuo patrimonio con una persona. Attenzione. A chi darei se... No, beh... Li cacciamo alla fidanzata, così? Non lo so, è difficile, perché il mio milione... È una domanda difficile. Boh, ti butto lì fidanzata. Te la butto lì. Te la butto lì fidanzata, però è una domanda difficile. Io invece li darei al socio che mi ha aiutato, non nella Nabicraft, ma mi ha aiutato a fare i soldi e a diventare il più ricco del mondo. Lì lui se li meriterebbe. Prossima domanda. Quante volte ho dovuto registrare un video oppure non caricarlo per vari motivi? Racconta uno. E magari faccio un video. Ok, quindi potrei farvi una preview. No, c'è stato... Beh, dipende. Mi ricordo una volta avevo fatto un video di Fortnite, uno dei primi, e l'avevo registrato 200 volte perché volevo fosse perfetto, era uno dei primi video. Però no, a volte non carico i video perché non li ritengo abbastanza coinvolgenti. Quindi se non li ritengo coinvolgenti io, neanche voi. Quindi perciò non li carico. E succede non molto spesso, ma almeno un video ogni 10, ogni 15 lo butto. Ma vabbè. E seconda domanda, prima volta da ubriaco a 4 anni, no non è vero, prima volta da ubriaco, boh non mi ricordo, prima volta da ubriaco, però ci sono state volte divertenti, magari live su Twitch, che facciamo ogni morto un segreto, facciamo in live, poi magari lo ricarico su YouTube, ve lo posso raccontare, quindi link in descrizione, occhiolino occhiolino per la prossima live. Gonix Tattico ci suggerisce, ho mai sclerato tanto giocando a un videogioco? No, io sono sempre tranquillo nei videogiochi, però, cioè sì, non impazzisco mai, non ho mai spaccato joystick né niente, però a volte devo ammettere che con i vecchi COD, tipo Modern Warfare 3, una roba del genere, anche il 2, tanta roba, potrei avere un pochino sclerato. Fortnite? No, beh, gli altri, sto un po' pensando ai giochi, ma... Niente di che in realtà. No, non sono tipo da scleri, non sono tipo il Masseo. Sono la parte buona del Masseo. Don Castoro, qual è stato il momento più imbarazzante della mia vita? Quando ho partorito a scuola. Come? No, non lo so, ci devo pensare. Oddio, della mia vita. Non mi viene in mente. Zero, c'ho il vuoto. Beh, quella del pigiama non è stato della mia vita, alla fine era anche divertente. Non lo so, ci devo pensare, Mr. Castoro. Magari ci faccio un video a parte, oppure se mi viene in mente durante le prossime domande te lo dico. Non mi viene in mente, non lo so. Divinità che viene chiamata Master, perché l'ho chiamata così? Prossima domanda. Le regali le skin dei pet. Ah, è vero, le skin dei pet su Among Us, vedendo il Twitch Rivals. Se sì, quelli live in teoria dovrei regalarle, però non so bene come fare, quindi... Ci organizzeremo. Guardi Netflix? No, non dovrei dirlo su YouTube. Siti di streaming illegale. Comunque, prossima domanda. Serie TV preferita? How I Met Your Mother. Anche Lost mi piace, ma How I Met Your Mother è la più bella. Ve la consiglio. Personaggio preferito di Lost? Oddio, sembra fatto apposta. Ho risposto Lost? Ok, va bene. Personaggio preferito comunque o Sawyer o Locke. John Locke, che era anche un filosofo, vabbè, non c'entra niente. Oppure... No, dai, Sawyer. Ultima domanda della giornata, inerente a serie TV e cose così. Anime preferito? Ma lo spam di Twitch l'ho fatto in questo video, certo. E per concludere, anime preferito, ti sparerei il classico e sempre verde Dragon Ball Old School. O anche i classici Dragon Ball, Naruto, One Piece, la triade, chiaramente. Anche Yu-Gi-Oh! Sì, classici. Invece degli anime un po' più moderni, così cambiamo un po' variante di risposta, ti direi o Danmachi, molto bello Danmachi. E poi ce ne sono molti, c'è Sword Art Online, Re Zero. Però no, ti dico Danmachi. Raga, se non l'avete mai visto, guardate Danmachi. E va bene, quindi ci sono altre domande che sto guardando adesso, ma non risponderò per il momento. Vado in F11, spero che questo Massa risponde, ovviamente con la copertina clickbait, vi sia piaciuta. Vi ringrazio tutti per le domande, così fatemene ovviamente altre. E noi ci becchiamo domani al solito, ovvero le 7/7:15, ma vi arriverà la notifica, con un nuovo video. Ciao!